Va al Terni Football Club il big match contro lo Spoleto capolista, gara valida per la nona giornata del girone B del campionato di promozione. Per la squadra di Borrello ritorno alla vittoria dopo due pareggi di fila. Lo Spoleto invece incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella casalinga contro il Bastia. Primo tempo di grande intensità, soprattutto a centrocampo, con le due formazioni che faticano a rendersi pericolose. La prima situazione interessante arriva alla 34esima, una ripartenza del Terni Football Club. Fabris per Flavioni che entra in area e calcia in porta, tiro debole, parato facilmente. Alla 37esima, ancora padroni di casa pericolosi, punizione di Fabris, tiro bloccato a terra dall'estremo difensore avversario. Al minuto 42, Terni Football Club in vantaggio. Tozzi Borsoi lancia Fabris che scatta sul filo del fuorigioco e con il pallonetto supera il portiere avversario, ma azione ferma perché c'è la posizione di fuorigioco del numero 7 rossoverde. Prima della fine del primo tempo, azione dello Spoleto con Leone che in area controlla e tira. Decisivo il salvataggio di Cunzi. La ripresa si apre con il Terni Football Club in vantaggio. Passano infatti appena 3 minuti e da un calcio d'angolo di Lamberti c'è prima una spizzata di testa di Blasi e poi la deviazione in mischia decisiva di Romano Tozzi Borsoi. Terni Football Club 1, Spoleto 0, dopo appena 3 minuti del secondo tempo. A questo punto la squadra di casa attacca e lo fa anche con buone trame di gioco. Al nono un 1-2 importante di Andato Tozzi Borsoi, libera il terzino destro rossoverde che in area di rigore si gira e calcia, parata del portiere avversario. Al 20esimo entra in scena Lamberti che di prima calcia in porta e conclusione di poco a lato. Passano 29 minuti e si fa vivo lo Spoleto in area di rigore del Terni Football Club, colpo di testa di Vocai con Cunzi che in tuffo devia in calcio d'angolo. Qualche minuto più tardi è ancora una volta la squadra di Raggi a rendersi pericolosa, questa volta con un contropiede, cross raso terra dalla corsia di destra per Cola che in area da solo prende la mira e calcia. Cunzi si supera. Alla 47esimo Spoleto in 10, doppia espulsione per Scocchetti. Passa appena 1 minuto e i padroni di casa conquistano un calcio di rigore, intervento di Mereo su Tozzi Borsoi. Dagli 11 metri l'attaccante rossoverde non sbaglia, realizza il 2-0 che chiude i conti. Mister, una vittoria importantissima. Sì, importantissima perché insomma per il periodo che stavamo attraversando, quindi poi giocare contro la prima in classifica che stava facendo un grosso campionato e ti dà morale e coraggio. I ragazzi si sono comportati bene, hanno fatto una gran partita, quindi li devo ringraziare, hanno fatto veramente quello che questa squadra è capace di fare, quindi c'è da lavorare e c'è da lottare su ogni palla perché questo campionato non è così semplice come si pensava, quindi bisogna essere sempre sul pezzo. Mister, pesa questa sconfitta? Ma pesa come pesano tutte le sconfitte. C'è il rammarico perché questa squadra prima aveva rabbia, aveva fame, aveva determinazione. In queste ultime due partite ha smarrito un po' quelli che erano i propri valori, la cattiveria agonistica, la fame soprattutto. È vero che eravamo partiti una squadra nuova, con delle difficoltà, una società nuova, c'è stato entusiasmo, però questa non è la squadra delle prime 5-6 partite. Ha perso un po' anche di fiducia, stranamente, perché poi alla fine abbiamo sempre 21 punti. Ma io l'avevo detto anche dopo le vittorie, che questo è un campionato difficilissimo, se abbassi la guardia, cali di concentrazione, di attenzione, pensi di aver già risolto tutti i problemi, invece i problemi ce ne sono tanti, ma tanti. Ora dobbiamo essere bravi, dopo due sconfitte, a rimanere compatti tutti, cercare di ritrovare l'entusiasmo, lo spirito, la voglia anche di giocare che avevamo prima, che non so perché sinceramente in queste due partite si è smarrita quella, come ho detto prima, quella cattiveria. Prima eravamo più vogliosi, più rabbiosi, adesso siamo quasi appagati, ma non so di cosa, perché poi alla fine abbiamo giocato solo 9 partite, quindi la strada è ancora lunga, rimbocchiamoci le maniche con serenità, perché poi
non è il caso di fare processi a una squadra che ha fatto 21 punti in 9 partite, però chiaramente i problemi in questo campionato ci possono essere da un momento all'altro, e se non li affronti con lo spirito e la determinazione e l'attenzione giusta rischi di far figuracce da qua alla fine.